Li hanno chiamati B, C, D, E, F, G e H, in ordine crescente di distanza dalla loro stella, TRAPPIST-1. La scoperta di 7 nuovi pianeti extrasolari, lontani solo 40 anni luce dalla Terra, ha emozionato la comunità scientifica e sollevato, anche fra la gente comune, nuovi interrogativi. Come in un romanzo di Asimov o un colossal americano, ci si torna a chiedere, in tempi bui per il pianeta blu, se sia possibile la vita altrove, se insomma esistano altri inquilini dell'universo oltre a noi, o paesaggi paragonabili a quelli terrestri. È stata una vittoria anche europea, nata in tempi di Brexit e di minacce di fuoriuscite di paesi come la Francia. Per riuscire a catturare i pianeti, infatti, gli scienziati hanno utilizzato un telescopio installato all'osservatorio di La Silla, sulle Ande, e gestito dall'Università belga di Liegi, progettato proprio per monitorare un campione di stelle nane e scoprire nuovi pianeti. Grazie a questo lavoro internazionale, coordinato dalla NASA, è stato scoperto che la temperatura dei sette fratelli potrebbe potenzialmente consentire la presenza di acqua liquida. Il futuro è di cercare di migliorare ulteriormente le già straordinarie sensibilità degli strumenti che abbiamo, e in particolare per cercare di capire le atmosfere di questi pianeti, come sono composte, da quale tipo di gas, e magari si contengono tracce di molecole pesanti, più pesanti come quelle caratteristiche della vita. La scoperta però non ha coinvolto solo la comunità scientifica. Il gesuita Guy Consolmagno, direttore della Specola Vaticana, l'osservatorio astronomico della Santa Sede, ha commentato dicendo che conoscere l'esistenza di diversi sistemi planetari è il primo passo verso lo sviluppo di teorie scientifiche sulla formazione dei pianeti. Su giornali e web si sono scatenati fra stupore e ironia migliaia di utenti, e ieri Google ha addirittura dedicato un'animazione, uno dei suoi doodle, alla notizia. Mentre l'Europa, e non solo, si unisce per cercare lassù, fuori dalla Terra, nuova vita, qua giù la società e la politica continuano a dare segnali di disgregazione e incertezza. Sarà per questo che la scoperta di nuovi pianeti, non troppo lontani e chissà se abitabili, ci fa sognare un altro mondo, simile alla Terra, ma migliore.